Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, Fedez è nato a Milano il 15 ottobre 1989, crescendo nell'Interland. A Buccinasco, la sua famiglia è originaria di Castellago Pesole, in provincia di Potenza, e ha dichiarato che tra i suoi avi figura il brigante Ninco Nanco. Durante l'adolescenza ha frequentato il liceo artistico, abbandonando tuttavia gli studi al quarto anno per focalizzarsi sulla musica. Nel 2007 ha realizzato il suo primo EP, Petacake, mentre tre anni più tardi ha pubblicato il suo primo mixtape BCPT, a cui hanno collaborato artisti appartenenti alla scena rap italiana, come Emi Skill. Gisoave e Maxi B. Due anni più tardi esordisce su palcoscenici più ampi in qualità di seconda voce durante le esibizioni dal vivo del rapper Fadamat, mentre nel 2010 ha pubblicato il secondo EP Disagio, in collaborazione con Vincenzo Davia Anfossi e Dinamite e prodotto dai Lunga T, dopo ciò che è accaduto durante il Festival di Sanremo, che ha lasciato tutti senza parole. Fedez e Chiara Ferragni non hanno postato per un po' foto insieme sui social. Questo non ha fatto che confermare le ipotesi e voci relative al divorzio. Mentre Chiara partecipava alle sfilate della Fashion Week, Fedez era a casa e dopo giorni di assenza ha caricato alcune storie, dove a causa della balbuzia non riusciva a parlare bene e si è scusato con i seguaci. Queste storie hanno allarmato ancora di più i fan, credendo che ci fosse davvero qualcosa che non andava e che non si trattava solo di una questione sentimentale. Dopo quelle storie in cui Fedez sembrava molto toccato, ha condiviso una storia, dicendo a tutti che avrebbe preso una pausa dai social per la sua salute mentale e per il bene della sua famiglia. Poche ore fa però, il cantante è tornato su Instagram, condividendo alcune storie in cui tra le lacrime ha raccontato a tutti di aver avuto e avere tuttora problemi di salute dovuti da alcuni antidepressivi che ha preso dopo il tumore che lo scorso anno ha avuto. Fedez ha aggiunto che il rapporto con Chiara va benissimo e la ringrazia anzi per essere stata sempre al suo fianco.